Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo una nuova serie, come promesso già, ovviamente già su Discord, ne avevo parlato, ho preso Valkyria Chronicles. Ragazzi, iniziamo subito questo capolavoro, ragazzi, perché ho deciso di provarlo un pochetto. È veramente, ragazzi, è qualcosa di particolare, molto, un gioco molto narrativo che mi ricorda i vecchi Final Fantasy, ma molto, ovviamente non è un RPG, ma è un gioco strategico, quindi un po' che ricorda, non so, la serie XCOM, bisogna muoversi non so tatticamente, un po' ricorda i Front Mission. Quindi ragazzi, c'è un capitolo qui load, però noi andiamo direttamente a nuova partita. The year was 1935 EC. Two powers controlled the continent. In the east, the sun rose over the autocratic East European Imperial Alliance, otherwise known as the Empire. In the West, a network of loosely allied democracies formed the Atlantic Federation. Both powers depended on a precious mineral, ragnite, for their survival, and its growing scarcity led to the inevitable war. Hostilities began in the East when the Empire aggressively crossed their western border. The Atlantic Federation responded, and the Second European War was on. The Empire, with its vast military superiority, struck hard, gaining ground in early victories and putting the Federation on the defensive. Emboldened by their progress and momentum, the Empire set their sights beyond the borders of the Federation. In neighboring Gallia, a peaceful principality along the sea, they found their next victim. Gallia had long maintained its neutrality in the tensions between the two superpowers. But the rich stores of ragnite under the Gallian soil proved too tempting for the Empire. It amassed troops along the eastern border and invaded with all the force of an avalanche. Prologue. Gallia to Arms. Come vedete ragazzi, abbiamo un po' sommi capi, adesso vi spiego un po' la situazione. Beh, il gioco purtroppo ragazzi è solo in inglese, anche se su internet, e io vi allegherò qui in basso nella descrizione una traduzione testuale presa dalla versione PS3 che in sommi capi ci può aiutare alla grande in questo gioco per capirlo meglio, soprattutto perché essendo un gioco parecchio narrativo, i dialoghi sono spesso sono la gran parte del gioco stesso, quindi le missioni saranno ridotte, ce ne sarà mi sembra una per ogni capitolo, e però ovviamente la parte narrativa, la parte di video, la parte descrittiva è molto ampia, quindi per godersela appieno bisognerebbe tradurlo in italiano. E visto l'amore di comunque di testo che c'è dietro, gli sviluppatori comunque non l'hanno tradotto in italiano, anche chi l'ha tradotto dalla versione PS3 ne ha tradotto soltanto i dialoghi, non andando a modificare realmente i file di gioco come è avvenuto invece con la versione francese o spagnola. Quindi praticamente dovrete accontentarvi di una mia sintesi, un succo di quello che ne percepisco io durante la partita, o comunque seguendo questa guida potrete assolutamente capire tutti i dialoghi, quindi andare dietro la scuola, dietro alla storia, però ovviamente non in contemporanea con la visione appunto della scena di gioco. Allora, nel prologo abbiamo visto che il mondo è diviso in due superpotenze, il continente si chiama Europa e noi, le nostre scene di gioco, se fate un po' caso, riguardano, assomiglia molto ai Paesi Bassi. E anche se tu, anche volendo, andando a visitare un po' in giro per la mappa, no? E andate a verificare dei cittadini che trovate, beh, ci sono tante città che realmente esistono nel nostro mondo. Quindi praticamente, se voi andate a fare una piccola ricerca anche in giro, non è altro che una rivisitazione del nostro pianeta,
magari con la, diciamo, l'asse inclinata di circa 180 gradi, forse anche qualcosa in meno, forse di 90 gradi, e è un mondo, diciamo, capovolto. E dunque, di cosa parla questo gioco? Ragazzi, parla semplicemente di uno scontro tra due superpotenze, una realmente potente militarmente, l'altra più o meno pacifica. E la risorsa principale in questo mondo è il Ragnite, o Ragnite, come lo chiamano appunto nel gioco. Beh, questa risorsa porta quindi alla guerra. Serve per fare muovere i carri, serve per fare generare energia. Comunque è una fonte inesauribile, presumo, di energia, visto che comunque le riserve minerarie ce ne sono parecchie. Gallia è un piccolo stato neutrale, un po' come la nostra Svizzera, un po' come potrebbe essere ai tempi della Seconda Guerra Mondiale l'Olanda, dei libero scambisti. Beh, questo stato è stato invaso perché di recente sono stati scoperti numerosi giacimenti di questo materiale, e visto che la guerra porta al dispendio di molte risorse anche in ambito militare, invaderla potrebbe garantire appunto all'impero queste riserve di Ragnite. E il sunto di questa partita, ragazzi, nasce nel prossimo video che andate a vedere, che appunto parla dei protagonisti di questo grande gioco. Vi ripeto, ragazzi, questo gioco va letto in chiave narrativa, quindi bisogna capirne bene le circostanze e capirne bene un po' i passi. Tutto potete farlo tramite la guida che vi linko in descrizione. Andiamo al prossimo video. March 1935. Outside the Gallian border town of Brule. Residents are leaving the town before the invasion, headed inland towards the capital. I haven't been down this road in years. It really hasn't changed very much. Whoa! Already? Hey there, guys! You're beautiful. Starting early this year. You're heading upstream, huh? How's the water? Freeze! Put your hands in the air. Slowly. Haven't seen you around before. What's your name? My name's Welkin. And you are? The one with the gun. We're with the Brule Town Watch. I'm Alicia. Alicia Melchiot. So, I'm wondering what you've been writing in that little book you've got there. Imperial spies are in the area. This book is nothing, really. I was just sketching the fish and, you know... Yes. Oh, I know. And you know there's a war on, don't you? All right then, Mr. Artist. We'll talk about fish sketching down at the station. Take him away. Thanks, fish. In questo video, ragazzi, come avete visto, il nostro protagonista si trova un po' un po' sbadato, e durante l'evacuazione di una cittadina chiamata Brule nel nord del paese, che è in lotta, appunto, è stato appena invaso dall'impero. E il nostro tizio se ne va a creare dei piccoli bozzetti della natura. È un
diciamo, presumo, un naturalista. Dunque, questo scontro l'ha portato a incontrarsi con il nostro Welkin, con Alicia Melchiot. Alicia Melchiot non sarebbe altro che una giovane ragazza che fa parte della guardia cittadina di Brühl, e stanno, ovviamente, visto che ci sono, siamo in guerra e ci sono tante spie che entrano nei confini per analizzare le tattiche difensive di una nazione, questo col taccuino un po' sospettoso, e dunque l'hanno arrestato. Andiamo al prossimo episodio. Flowers, bugs and fish. You're not bad with a pen, are you? I have to say, they're really very good. Thank you. So you see, I really was just sketching. Maybe. Or this could be some kind of secret code. And I intend to take my time finding out for sure. Great. Welks? Is that you? Isara! Oh, your timing is perfect. What have you gotten yourself into now, Welkin? Wait. Don't you live at the old general's house? That's right. I'm General Gunther's daughter, Isara. You do know everyone's supposed to evacuate, right? Yes. I'm aware of that. My brother's here to help me move to the capital, but that may be difficult. I mean, unless you're willing to let him go, that is. Huh? Oh. I apologize, but I was just doing my job, you know. I saw you with the notebook and thought you were a spy. Again, I'm really sorry about that. Thanks. Don't worry about it. I can see how I might have looked a little suspicious. Welks has a real passion for observing nature. That's why he's studying it at the university, right? Guilty as charged. I get so into it sometimes I forget where I am or that somebody might be watching me. Gunfire! Everyone, keep your heads down! Over there! Come on! Welkin, you can handle a gun, right? Yeah. I mean, I made it through training anyway. Well, they're probably just a small scouting team. We should be able to take them out. I'm with you. Ragazzi, in questo video abbiamo ottenuto abbiamo capito un po' la situazione. Beh, il nostro Welkin, ecco perché disegna pesci, disegna fiori e insetti, beh, è un naturalista che studia all'università appunto la biologia, comunque tutto quello che riguarda la natura. E abbiamo scoperto che ha una sorella minore, presumo Isara, che è la figlia del generale Gunther, noto all'interno della cittadina di Brühl, quindi vedete che subito ha suscitato l'attenzione di Alicia. E Alicia, che ovviamente subito dopo ha liberato Welkin, ma nel contempo che stava cercando di scusarsi per l'avvenuto, ma che era il suo lavoro intraprendere questo corso di investigazione sulla natura del suo taccuino, beh, ci sono stati degli spari e sono intervenuti una specie di milizia, comunque una milizia dell'impero è intervenuta e ha fatto già parecchie vittime lungo la sua via, quindi ha ucciso degli innocenti, dei civili che stavano cercando di evacuare la città. Dunque ragazzi, fino a qui abbiamo realizzato già un bel video legato, che praticamente tre video per sintetizzare un po' quello che è Valkyria Chronicles. Adesso entriamo finalmente nell'azione di gioco. Quindi iniziamo lì da pagina 1, vabbè, prologo, quindi episodio 3, che consiste appunto nella prima fase, il gioco in sé per sé, la prima fase di guerra. Ok, here's the plan. Allora, noi dovremmo eliminare gli scout imperiali che si sono manifestati a Brühl.
Dovremo discostare le nostre truppe, indotte siamo in tre, in basso con la bandiera galliana, e il nemico attraverserà il ponte, quindi dobbiamo fare il più veloce possibile. Il nostro obiettivo è quello di eliminare tutti i nemici, quindi eliminare tutti gli scout, i ricognitori dell'impero. Come vedete, le condizioni di vittoria sono che tutti i nostri nemici vengono uccisi, quelli di fallimento che Welkin muore, che Alicia muore e che passino più di 20 turni. Quindi, come vedete, c'è anche un tempo limite, non si può giocare all'infinito. Però vi posso garantire, ragazzi, che 20 turni bastano e avanzano, perché in un gioco del genere i turni, ragazzi, sono veramente lunghi, un po' ricorda di Sheeple per la lunghezza dei turni, però posso garantirvi che è un gran bel gioco, ragazzi, assolutamente. Quindi iniziamo subito. Questo sarà il briefing che ci seguirà in tutte le partite in Valkyria Chronicles. That's three too many. Listen a second. There's something I should explain. Ovviamente, ragazzi, il gioco fin dall'inizio sarà accompagnato da questa serie di tutorial che ci accompagnano appunto nel gioco. Qui ovviamente quando il combattimento inizia nella mappa ci saranno le unità da posizionare, noi potremo premere il tasto space, io gioco con tastiera e mouse. Come vedete, questi command point sono quei punti che permettono ad ogni azione di compiersi nel gioco, quindi per muovere un personaggio sulla mappa bisognerà utilizzare un punto command point. Più avanti vedrete che ci saranno unità che avranno bisogno più command point per eseguire la sua azione. E poi tutto, ragazzi, è molto semplice, non è così complicato. Andiamo a selezionare Welkin, eccolo qui. Ci parla appunto dei action mod ed action point. Il personaggio sotto la sua salute ha una barra, una specie di stamina che ne permette i movimenti. Come vedete questa barra, io muovendoci, vedete, verso il nemico come un normale RPG, io posso andare verso il nemico. Adesso, per quanto riguarda il combattimento, dovremo premere il tasto E per entrare nella modalità attacco e dunque attaccare il nemico. Per prima cosa vado a nascondermi abbasso dietro i sacchi che ci danno già un livello di protezione e poi entriamo in target mode. Target mode, come vedete, colpendolo ovunque sul suo corpo si manifesterà il mirino che diventerà rosso, quindi creeremo danno. Ma come vedete noi abbiamo 5 colpi e per ucciderlo, se gli sparo dalla gamba, me ne serviranno 7. Quindi in questo turno non riuscirei a ucciderlo. Mentre se io punto più in alto verso la testa, vedete che diventa più difficoltoso azzeccare i colpi, però il tasso di danno è maggiore, quindi basterebbe soltanto che 2 su 5 dei miei colpi vadano a segno. Quindi proviamo. E abbiamo eliminato il nemico. Ok, adesso noi possiamo completare il turno e andare avanti. Però, contemporaneamente, io potrei decidere di alzarmi, andare verso il nemico, per non permettere più al suo corpo di essere utilizzato dai nemici, perché poi più avanti vi spiegherò cosa può accadere. Quindi, terminiamo il turno di Welkin. E andiamo a selezionare tramite tasto tab i nostri personaggi, oppure andando col cursore col mouse a posizionarci sopra. Ma visto che il gioco è più ottimizzato da console che per PC, consiglio di utilizzare la modalità tab per raggiungere subito il nostro nemico. Ora andiamo a vedere dove sono posizionati. Ci sono altri due, vedete queste linee? Ci indicano gli scout, possono vedere a distanza e quindi individuare le forze nemiche. Allora io proverò a muovermi più possibile e cercherò magari di attaccare il nemico già dalla distanza, anche se vedete a differenza di prima i colpi adesso sono diventati 28. Io addirittura fallisco l'attacco miseramente e me ne torno indietro per evitare appunto di essere ammazzato, e mi nascondo anch'io dietro i sacchi con la nostra Alicia Melchiot. Come terzo personaggio abbiamo il Town Watchman, quindi l'ultimo
ricognitore che non è morto per uno scontro precedente, che è stato ferito, e andiamo anche adesso a nasconderlo dietro ai sacchi. E concludiamo la nostra, tramite la end phase, completando il turno. Adesso tocca al nemico. Quindi, enemy phase. Come vedete, il nemico sfrutta anche lui i command point e allo stesso tempo praticamente ragiona esattamente come noi. Però ci sono, ragazzi, tante cose che ancora dovete scoprire pian piano nel corso del gioco. Il nemico avanza. Ok, dovrebbe toccare a noi. Salto queste cose, ragazzi, quello che vi sto spiegando adesso io, non c'è nulla di più difficile da individuare. Vedete il nemico, vedete ragazzi, che ci punta, guardate, perché potrebbe ferirci quando siamo in movimento e noi lo facciamo fuori. I command point, ragazzi, possono essere utilizzati anche due volte contro lo stesso nemico. Quindi io posso muovermi in questa maniera. Ovviamente il tutorial mi dice di utilizzare i sacchi per nascondermi, per evitare appunto di farmi del male. Io termino la fase e utilizzo nuovamente Welkin per attaccare il nemico. Adesso che sono parecchio vicino dovrei farcela, farlo fuori. E l'operazione è completata. Però potevo utilizzare anche gli altri. Quindi come vedete, ragazzi, si può utilizzare lo stesso personaggio più volte anche nella stessa partita. Quindi anche nella stessa phase. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo eliminato tutti i nemici e abbiamo ottenuto il rango B. Abbiamo completato la partita, come vedete, in due turni. Abbiamo subito un minimo di danni, non penso che ci sia possibilità di fare un rango più alto rispetto a questo qui in questa partita, in questa prima fase. Come vedete, a new episode has been, quindi abbiamo concluso la prima operation, quindi come vedete operation complete. E adesso andremo a vedere l'ultimo video del prologo di questa partita e concludiamo il video. Miss Melchiot, there's no other sign of the enemy. Good. Now, go keep watch and stay alert. Yes, ma'am. What should we do with the bodies, ma'am? We'll bury them. So it's begun. I'll do whatever it takes to protect the people of this town. I'll do it, even going to war. I'll do it. What are those? Seeds from the lion's paw. It blooms white, small, simple, and strong. I want to be able to remember, once the war is over, that it wasn't all just people killing people. That even in war, there was also new life. On the 15th day of the third month of the year 1935, the Empire began its assault in earnest. A formal declaration of war was made upon Gallia. Though it was only a small front in a massive continental assault, what followed would prove that a tiny nation could best a military giant. These events would tell a story of tragedy hidden in the mists of time. A story of courage and of trust, of persecution and hate. And of love blooming even through the flames of war.
What follows is a record of this conflict, and of those who fought, lived, and died. Chapter 1. In defense of Brule. Quindi ragazzi, come avete capito sicuramente, come avevo anche accennato prima, questo gioco è molto narrativo, quindi c'è molta, come le visual novel giapponesi ragazzi, che degli anime un po' che posso, perché comunque è un anime action, possiamo definirlo così, e in parole povere ragazzi c'è una storia dietro che riguarda un punto molto moralista, che riguarda le vicende di una guerra. Cosa porta la guerra, l'odio, il rancore, le persecuzioni di un popolo, contemporaneamente anche legato al fatto che anche durante le fiamme della guerra possono nascere tante belle cose, come appunto può nascere vita dopo uno scontro, o può nascere anche una scintilla d'amore, come abbiamo capito che nascerà tra i due protagonisti del gioco, Welkin e Alicia. Beh ragazzi, spero che vi sia piaciuto come introduzione a questa nuova serie. Ovviamente qua saranno parecchi video da realizzare, cercherò di fare molto più narrativamente possibile, quindi racchiudere ad ogni video, non dico un intero capitolo perché sarebbe lunghissimo, anche perché questa è stata la prima operazione che è durata soltanto 2 turni, ma ci saranno altre che dureranno anche 15-16 turni, e in quei 16 turni ragazzi ci sarà molta tattica, non avremo soltanto in gestione soltanto 2-3 personaggi, ma avremo anche più di 5-6-7 personaggi, e quindi sarà parecchio lungo, sicuramente dureranno anche 3 video una sola missione, quindi stiamo attenti a cosa andate incontro ragazzi, voi che seguirete la serie. Spero che Valkyria Chronicles sia un gioco che possa prendervi, vi piace del genere, quindi se è così già vi invito fin da adesso di mettere un bel pollice all'insù a questo gioco e a questo video, commentate qui sotto cosa ne pensate, aprirò una sezione su Discord, quindi si potrà parlare a lungo anche lì, magari per parlare di una possibile futura traduzione da parte nostra di questo gioco, anche se io già da solo mi sono cimentato a tradurlo, a trovare le meccaniche giusto per tradurlo in gioco e non in testo, come nel link in descrizione, anche se ragazzi per la mole di testo che c'è forse non ne vale la pena, il gioco è godibile anche in inglese, basta andarci un po' dietro, magari qualche termine che non si capisce, magari andarlo a cimentare un po' Google, un po' libri, un po' dizionari, non è così difficile, poi comunque sono video che possono facilmente essere rivisti, comunque il gioco non è che puoi abbandonare il video, ma come vedete possiamo sfogliare tranquillamente il libro e tornare a rivedere un video precedente per capirne meglio, tutto sottotitolato ragazzi, quindi non ci perdiamo assolutamente nulla, quindi forse per questo anche gli italiani hanno un po' snobbato il tradurre in gaming questo gioco. Quindi ragazzi vi ho detto tutto, se non siete già iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo episodio. Bye bye!